Ciao a tutti! Allora, oggi vi mostro con Nimeria, una puledra corta di 4 anni, come far approcciare i cavalli gli ostacoli di tutti i generi, di tutti i tipi. Possiamo vedere anche la crocetta, le barriere, il piedistallo, tutto quanto, senza però dover spingere il cavallo a fare qualcosa, ma utilizzando appunto quello che insegna il Parelli, cioè far diventare la nostra idea la loro, ok? Adesso proviamo a vedere cosa ne pensa di andare a fare la crocetta, anche semplicemente al passo, non mi interessa, e poi le vediamo nelle altre andature. Normalmente cosa succede? Che quando si arriva vicino si comincia a dire ehi, ehi, vai, vai, però non è quello che voglio fare. Beh, io non faccio niente e vedo cosa fa il cavallo. Wow! E posso fermarla e premiarla. Good job, brava! Il ringraziamento vocale lo apprezzano un sacco i cavalli, ok? Quindi utilizzatelo, potete utilizzare anche i biscottini o semplicemente lasciare il cavallo fermo in relax, nessun problema. Proviamo a andare dall'altra parte, la invio e basta, metto giù tutto, non faccio niente. Sì? Ok, allora, adesso io, appunto perché voglio restare con questo concetto, non devo spingere il cavallo, chiedo di spostare il posteriore, la invio dall'altra parte. Però siccome da questo lato l'ha fatto, la disimpegno qui alla mia destra, qui la fermo, ok, e la rinvio senza fare più niente, non fa niente se è partita al trotto e vediamo. Good job, brava, ottimo, benissimo, posso anche chiamarla a me? Importantissimo che nessuno di voi, quando gioca con il proprio cavallo, cambi atteggiamento, ok? Dovete restare sempre positivi, progressivi, naturali, perché altrimenti il cavallo percepisce le nostre emozioni, quindi la nostra energia cambia. Lei ha avuto un attimo di ehi, sono una puledra, ho voglia di fare qualcosa di non importa, fa niente, hai sbagliato. Ok, disimpegno, ripartiamo. Tenete un atteggiamento positivo e vedrete che le cose andranno sempre bene. E quindi, come piccolo tip di oggi, questo è l'approccio a un ostacolo. Ciao!